Con questo video vorrei cominciare a muovere i primi passi nel mondo della cosiddetta microservice architecture, ovvero architettura a microservizi. Attualmente ci troviamo sulla pagina di Kong, ovvero un cosiddetto API Gateway. Ma prima di approfondire che cosa è Kong e che cosa sono gli API Gateway, vorrei fare una breve introduzione su cosa sono i microservizi. I microservizi non sono nient'altro che un'architettura o una modalità di sviluppo in cui le applicazioni vengono scomposte nei loro elementi più piccoli, indipendenti l'uno dall'altro. In parole povere, un singolo applicativo, facente più cose, anche detto monolite, viene diviso in applicazioni più piccole che si focalizzano su una singola funzionalità, o comunque, se non su una singola funzionalità, quantomeno su una serie limitata di compiti. Tutte queste micro applicazioni comunicano tra loro, permettendo poi all'utente di avere tutte le funzionalità di cui necessita. Questo tipo di architettura offre vantaggi quali una migliore scalabilità che a certi livelli comporta anche un minore costo dell'infrastruttura, ovvero vi basta potenziare anche solo temporaneamente il singolo microservizio che si trova sotto stress e non l'intero sistema. Più facilità nella manutenzione e nell'aggiornamento, potete aggiornare o riscrivere un servizio per volta senza dover riscrivere tutto il sistema. È multilinguaggio, ovvero ogni microservizio può essere scritto nel linguaggio o nel framework più adatto a quella singola esigenza. È multipiattaforma, ogni servizio può stare su una piattaforma diversa, un microservizio può stare su AWS, un altro su Google Cloud, un altro ancora su Azure, oppure su una semplice VPS. Offre una maggiore stabilità del servizio, in quanto se un singolo servizio decade, il resto della piattaforma continua a funzionare, anche se magari non in modo ottimale. E dopo questa breve, forse anche un po' superficiale introduzione ai microservizi, che però vedremo di riprendere nei video futuri, veniamo a parlare di Kong, ovvero uno degli API Gateway di maggior successo e più diffusi al mondo. Allora, innanzitutto cominciamo con lo spiegare che cos'è un API Gateway. In parole povere, un API Gateway non è nient'altro che un tool posto sopra i microservizi volto a gestire le API e le interazioni esterne ed interne con esse in un modo più razionale, efficiente, sicuro e facile, aiutando nella separazione tra API pubbliche e private, migliorandone le prestazioni, facilitandone il monitoraggio, eccetera. Nel caso di Kong siamo davanti ad uno strumento costruito su Nginx, per buona parte scritto in Lua, uno dei linguaggi forse più semplici da apprendere, espandibile tramite molti plugin che poi vedremo, che potete vedere qui su Hub, cliccando qua su Hub sul loro portale, come vedete. Ce ne sono un'infinità, Basic Authentication, JWT, LDAP, OpenID e poi scendendo avete plugin relativi alla sicurezza, al controllo del traffico e molto altro. Supporta due tipologie di data store che possono essere usati anche contemporaneamente. In questo caso stiamo parlando di Postgre e di Cassandra. Tra i vantaggi che offre uno strumento come COPS c'è appunto la facilità nella gestione delle API in un'architettura microservizi. Abbiamo detto prima che aiuta nella separazione tra API pubbliche e API private. Con API pubbliche intendiamo appunto le API raggiungibili dall'esterno, mentre con API private sono quel tipo di API interne ai microservizi che i microservizi usano per comunicare tra di loro, ma che non devono essere accessibili dall'esterno. Un'altra caratteristica importante di un API Gateway è che permette di misurare ed eventualmente limitare l'utilizzo di queste API. Un'altra funzionalità importante è che dovrebbe, in linea teorica, migliorare anche le prestazioni, anche attraverso l'uso di caching, eccetera, tra questo genere di comunicazioni tramite API. Un'altra sua
caratteristica importante è che è platform agnostic, ovvero è indipendente, non è legato a una singola piattaforma. Come vedete qua sul sito, è utilizzabile tramite Docker, Kubernetes, Amazon Web Service, Google Platform, CentOS, Red Hat, Debian, Ubuntu e a quanto pare anche molte altre piattaforme come Vagrant, DCOS, che onestamente così su due piedi non saprei dirvi che cos'è, AWS Marketplace, AWS CloudFormation, macOS X, eccetera. Comunque navigando sul loro sito poi potete avere maggiori informazioni, ad esempio alcuni che lo usano, abbiamo clienti come Nokia, IBM, Intel, Harvard University, New York Times, The Pokémon Company. Allora, inoltre Kong è diviso in due versioni, c'è una versione Enterprise e una Community Edition. Ma la Community Edition, a quanto ho appreso, è più che sufficiente per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Poi abbiamo detto, Kong è platform agnostic, quindi utilizzabile su più tipologie di piattaforma. Forse il metodo più veloce per cominciare a dargli un occhio è tramite Docker, quindi nel prossimo video seguiremo questa procedura di installazione tramite Docker e vediamo cosa combiniamo.